Ciao a tutti ragazzi, eccoci per questa nuova lezione di core training insieme. Iniziamo subito dal riscaldamento. Questa volta il riscaldamento consisterà in 30 secondi di lavoro alternati a 15 di recupero. Il primo esercizio che andremo a fare sarà uno squat che ormai abbiamo imparato a conoscere e quando torno su avvicinerò gomito e ginocchio opposti, quindi squat e avvicino, giù e quando salgo fletto la coscia sul tronco. Siamo pronti? Mettiamo sia il nostro timer e mettiamo anche la musica. 3, 2, 1 e via. Quindi alterneremo il movimento di braccia e gambe. Siamo pronti? 3, 2, 1 e via. Quindi ogni volta andrò ad avvicinare il tallone al gluteo, sempre alternando il movimento delle braccia. Pronti? Via! Lo sguardo rimane avanti. Benissimo.
Ci mettiamo con i piedi all'altezza del bacino, da qui facciamo 3 respiri dentro l'aria e butto fuori. Dentro e fuori. Dentro, butto fuori. E riporto giù. Benissimo. Possiamo prendere il nostro asciugamano perché andremo a scaldare bene le nostre spalle. Primo esercizio, ci posizioniamo con i piedi paralleli all'altezza bacino, gambe leggermente piegate e con le ginocchia che cominciano già a spingere verso l'esterno. Posizioniamo la mano destra davanti la coscia destra, invece la sinistra un po' più verso l'esterno. L'esercizio che andremo a fare sarà questo, portare la mano altezza spalla e ritorno. Mentre faccio questo esercizio, il braccio sinistro farà una resistenza al braccio destro che invece vuole salire. Nella discesa invece sarà il contrario. Pronti? Lo ripeteremo 10 volte da un lato e 10 volte dall'altro. Via. Uno. E ritorno. Due. Tre. Quattro. Espiro quando salgo. Cinque. Sei. Sette. Otto. Nove. Dieci. E ci fermiamo giù. Andiamo a fare il cambio. Mano sinistra davanti alla coscia sinistra. E invece la mano destra andrà un po' più verso l'esterno. Adesso sarà il braccio sinistro che vuole salire e il destro che fa resistenza. Pronti? E via. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Siamo pronti?
Mi raccomando, quando scendiamo nello squat, il bacino va indietro, le ginocchia si piegano, mantengo le curve fisiologiche, il capo segue l'andamento della colonna e ritorno su. Quindi ci posizioniamo, piedi larghezza al bacino, paralleli tra di loro. E uno, e su. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Tiro sempre fortissimo l'asciugamano. Sette. Otto. Mantengo sempre le curve fisiologiche. Nove. Dieci. E riporto giù. Benissimo. Possiamo prendere il nostro tappetino, ma teniamo l'asciugamano. Sporchiamo, piede destro avanti, sinistro dietro e scendiamo giù. Cerchiamo di avere un angolo di 90 gradi, fascia, gamba, sia anteriormente che posteriormente. Il piede dietro lo lasciamo in flessione dorsale, quindi puntato a terra. Portiamo sempre le braccia a 90 gradi, mani larghezza a spalle. Da questa posizione con la gamba destra avanti andremo a ruotare verso destra e ritorno, sempre tirando fortissimo l'asciugamano verso l'esterno. La sensazione deve essere quella di voler strappare l'asciugamano. Quindi ci posizioniamo e ripeteremo l'esercizio 10 volte. E 1 e ritorno lentamente. 2. 3. 4. 5. 6, se fatto bene sentiremo attivare l'addome. 8, 9 e 10. E possiamo fare il cambio, porto il ginocchio destro dietro e il sinistro avanti. Questa volta la torsione sarà verso sinistra. Quindi ci posizioniamo, tiro forte l'asciugamano e 1, torno lentamente. 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, gli ultimi due, ultimo e stop, benissimo. Ok, possiamo lasciare l'asciugamano, ma lo teniamo vicino a noi perché ci servirà per dopo. Adesso ci mettiamo in posizione quadrupedica. Quello che andremo a fare è il bridge, quindi buttiamo i piedi a terra, stacco leggermente le ginocchia, distendo una gamba alla volta dietro, piedi larghezza bacino. Da questa posizione andremo per 8 volte a sollevare leggermente in maniera alternata i piedi da terra senza muovere il bacino, e per 8 volte poi andremo ad avvicinare le ginocchia al petto. Quindi andremo a fare una flessione della coscia sul tronco, quindi 8 volte sollevo, 8 volte andrò ad avvicinare le ginocchia al petto, tutto in sequenza. Mi raccomando, cerchiamo di mantenere il bacino e la colonna stabili durante l'esecuzione del movimento. Poi questo esercizio lo alterneremo ad un altro esercizio e lo ripeteremo per 2 volte. Quindi ci posizioniamo con i polsi sotto le spalle, punto i piedi, stacco leggermente le ginocchia, distendo una gamba alla volta dietro. Stabilizzo bene questa posizione, sguardo tra le mani e stacco. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e adesso avviciniamo ginocchia alla volta. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ritorno, riavvicino un ginocchio alla volta e scendo giù. Benissimo, ruotiamo pancia su, quindi posizione supina. Da qui mani rivolte verso il soffitto, sollevo un piede alla volta, angolo tronco coscia 90 gradi, coscia gamba 90 gradi. Questa volta andremo a distendere braccio e gamba dello stesso lato, quindi il movimento sarà questo. 1,
espiro e ritorno. Mi raccomando, quando eseguo questo esercizio cerco di mantenere sempre le curve fisiologiche della colonna. Se mi accorgo che sto inarcando, quindi aumenta lo spazio tra la zona lombare e il pavimento, mi fermo prima. Vi ricordo la versione più semplice, lasciando il ginocchio piegato, quindi avvicinando il tallone al pavimento. Ripeteremo l'esercizio 8 volte da un lato e 8 volte dall'altro. Pronti? Stabilizzo bene. Le costole sono sempre rivolte verso il basso e da qui. 8, 7, 6, fuori l'aria quando salgo, 5, 4, 3, 2, 1 e cambio. E 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, l'ultimo e ritorno. Benissimo, riporto un piede alla volta giù, ruotiamo sul fianco quello che preferite e torniamo a fare l'esercizio precedente, quindi in posizione di bridge, stacco 8 volte in maniera alternata i piedi da terra e poi 8 volte avvicinerò il ginocchio al petto. Quindi ci posizioniamo, mani sotto le spalle, stacco, distendo e distendo. Da questa posizione cominciamo a sollevare di qualche centimetro un piede alla volta da terra. 1 e 2, 3, il bacino è sempre rivolto verso il pavimento, 5, 6, 7, 8 e avvicino le ginocchia al petto, 1, 2, 3, il bacino rimane sempre alla stessa altezza, 5, 6, 7, 8, rimango un attimo in questa posizione, riavvicino un ginocchio alla volta e scendo giù. Benissimo, andiamo pancia su, quindi andiamo giù, sollevo un piede alla volta, mani rivolte verso il soffitto e da qui andiamo a portare la mano destra e il piede destro verso il pavimento, mantenendo le costole sempre rivolte verso il basso. E 1, 2, 3, 4, espiro quando salgo, 5, 6, 7, 8 e cambio, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e stop. Benissimo, riporto il piede alla volta giù, ruoto sul fianco e ci mettiamo seduti. Ok, siamo pronti per iniziare il nostro circuito. Il primo giro sarà di 30 secondi di lavoro alternati a 30 di recupero, sempre per cercare di percepire bene gli esercizi, visto che la difficoltà degli esercizi aumenta di lezione in lezione. Per fare il primo esercizio avremo bisogno di una bottiglietta d'acqua, quindi la avviciniamo a noi e ci mettiamo sempre in posizione di bridge, quindi partiamo sempre dalla posizione quadrupedica in modo da eseguire poi correttamente la posizione del bridge. Avviciniamo la bottiglietta a noi, da qui stacco, per 3 volte andrò a prendere la bottiglietta con la mano destra e porterò il gomito verso l'alto, 2, 3, riporto la bottiglietta giù e la andrò a prendere con la mano sinistra e farò la stessa cosa. Mi raccomando, quando facciamo questo esercizio dobbiamo cercare di non ruotare con il bacino, cioè il bacino rimane sempre rivolto verso il tappetino, anche mentre sto eseguendo l'esercizio. Mi raccomando, continuiamo a respirare nell'esecuzione e appunto lo ripeteremo per 30 secondi. Quindi ci posizioniamo già mettendo la bottiglietta tra le mani. Attiviamo il timer e da qui stacco un ginocchio alla volta, mi
Il primo esercizio che avevamo fatto, che era con una singola
Bottiglietta d'acqua, partiremo con la bottiglietta d'acqua tra le mani, bene, il polso sotto la spalla, punto i piedi, stacco, distendo, distendo. Raggiungo la stabilità, volendo per essere più stabile posso anche divaricare i piedi un pochettino di più rispetto al bacino. Prendo la bottiglietta, porto il gomito verso l'alto, sempre facendolo passare vicino al tronco, lo ripeto per 3 volte. E poi passerò la bottiglietta dall'altro lato. Quindi siamo pronti. Mi raccomando, 30 secondi. Se non riesco a fare il movimento, mantengo la posizione di isometria in bridge. Quindi rimango nella posizione. Ci siamo? Quindi mettiamo timer, stacco, stacco, distendo e inizio con l'esercizio. Ognuno proseguirà con il suo ritmo. Mi raccomando, la mano che rimane a terra spinge bene verso il pavimento, come se lo volessi spostare verso il basso. L'addome è contratto. Giro, terminato questo, ci dedichiamo allo stretching.
Pronti? Prendiamo la bottiglietta, la mettiamo tra le mani, stacco, distendo e tre volte eseguo il movimento e tre volte lo seguo con l'altro braccio. Resisto. Quando ruoto la mano vuole andare nel punto più lontano possibile e ritorno. Avvicino e ruoto. L'ultimo. E stop. Benissimo. Andiamo a fare dall'altro lato. Ci posizioniamo nella posizione corretta, attivo la spalla, stacco e una e ritorno. Ruoto e torno. Stabilito bene la posizione di partenza prima di effettuare il movimento. Le due bottigliette d'acqua, scendo giù, porto già le bottiglie verso il soffitto, srotolo la colonna, salgo su al legno e una e su. Ogni volta che espiro immagino che qualcuno mi stia tirando dal capo verso su. Il mento si avvicinerà un pochettino allo sterno.
rilasso giù e andremo a fletterci su una gamba. Una mano a destra, una a sinistra della gamba. Mantengo la posizione, il capo si rilassa giù. I piedi rimangono a martello e aperti verso l'esterno, quindi attenti a non fare questo. Facciamo il cambio dall'altro lato. Cerchiamo di avvicinare il petto sulla coscia. Ritorno lentamente su e andiamo in ginocchio. Se mi dà fastidio questa posizione con i glutei sui talloni, rimango su. Da qui porto il palmo delle mani rivolte in avanti, inclino il capo da un lato, voglio allontanare la spalla opposta dall'orecchio. Riporto lentamente giù e andiamo a fare il cambio, quindi portiamo braccio sinistro su, il destro invece giù. Questa volta la mano destra vorrà andare verso il basso, mentre il gomito sinistro verso l'alto. Riporto giù, lasciamo il nostro asciugamano a terra. Anche questa lezione di core training è terminata, spero vi sia piaciuta. Vi ricordo domani la lezione di Matteo, sempre alle 19, e buona serata a tutti.